Forte! Insomma, si decide una buona volta a fare saltare le inferriate alle finestre che danno sulle mie aiuole! Buttano qualsiasi tipo di roba da qua sopra! E appena poco fa hanno addirittura buttato un uomo! Oh, da questa finestra? Guardi come hanno ridotto le mie violacciocche! Già dall'alto! Lei non c'entra! È solo una piccola coda di ieri! Dov'è quel uomo? Dov'è? È quello che mi chiedo anch'io! Bisogna trovarmelo subito! Antonio, ma non la smetterei mai di bere! Se non bevessi, impazzirei! Però parlo così, senza nessun bisogno! Bere, bere, senza avere sete e fare l'amore! In ogni momento! Ecco quello che ci distingue dalle altre bestie, signora contessa! Hai detto che hai visto saltare un uomo da quella finestra? Sì, eccellenza, poco fa! Era vestito di bianco, perbacco, ed è scappato via correndo! E poi? Io volevo corrergli dietro! Ma ho sbattuto la mano all'inferriata! Mi sono fatto così male, ma così male! Che io adesso non riesco nemmeno a muovere un dito! Di questo dito sapresti riconoscere davvero? Sì, 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 se solo l'avessi visto! Non l'ho visto! Ah, te mi bagnone, ma quanto vuoi mettere con la gioca, eh? Tu sei del contenuto di stare a perdere tempo con Antonio! Sono stato io a saltare! Ma come? Ha saltato lei! Braccia di bagnone quanto vuoi! Saltaglia si direbbe... No. Direi piuttosto che era quella mezza cartuccia del paggio. E come no? Sono andato dritto per un vino col cavallo in tutto dalla porta di Siviglia. Ma se ci sarà malapena arrivare. No, io non dico questo, per carità. Non l'ho visto saltare da nessun cavallo. Altrimenti io l'avrei detto certamente. Che pazienza. Va bene. Io stavo nella camera delle signore. Vestito di bianco. Io stavo aspettando una mia sonora. Quando poi ho udito la voce del signor Conte, no? E tutto quel trastorno che era scoppiato, io non lo so che razza di cosa